Buonasera e bentrovati agli amici di Teletutto e soprattutto a quelli appassionati di gare di regolarità, perché stiamo per raccontarvi l'edizione 2024 della Winter Marathon. Ci siamo trovati qui alla fine del 2023 con quelle che erano le anticipazioni. Adesso siamo pronti per dirvi che è stata una gara davvero avvincente e lo faremo attraverso la voce dei protagonisti. Sono tanti gli ospiti che si avvicenderanno nel nostro studio e ci sono anche un paio di preziosi collegamenti attraverso Skype. Ma prima di presentare gli ospiti che fanno parte di questo salotto, do il bentrovato a ormai un co-conduttore, vorrei dire così, ad Andrea Vesco, organizzatore della Winter Marathon e grande driver di regolarità, ma qui oggi in qualità di organizzatore della Winter. Buonasera e bentrovato. Grazie, buonasera a voi sempre per lo spazio prezioso. Allora, diamo il bentrovato anche a Guido Barcella, secondo classificato con la sua auto in coppia con Ombretta Ghidotti, coppia nella vita e anche nelle gare. Ciao, buonasera, tra poco ciao, chiacchiereremo buonasera, insieme. Grazie. Ciao, grazie a voi. Ciao. Ben trovato a Roberto Tiberti, il vincitore della Winter Marathon 2024 e avremo modo di parlare con te. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie. Ma anche con colui il quale è collegato in Skype, sto parlando di Edoardo Bellini, insieme avete vinto questa edizione e devo dire che la terza vittoria, Edoardo, non ci si abitua perché eravate parecchio contenti di questa vittoria. Sì, assolutamente. Innanzitutto buonasera a tutti e grazie per l'invito. Devo dire che è stata, a mio avviso, per come l'ho vissuta, la migliore delle cinque edizioni che ho fatto da pilota, che è coincisa anche per nostra fortuna con la terza vittoria. È stata un'edizione secondo me molto bella rispetto alle altre da un punto di vista della gara in sé, perché innanzitutto il meteo è stato clemente da un lato, ma con delle nevicate appena prima della prima tappa e nella notte fra la prima e la seconda tappa, quindi la neve che è caduta sul percorso, per quanto siano stati molto bravi gli addetti della regione autonoma del Trentino Alto Adige a pulire le strade, è rimasta chiaramente soprattutto sui passi e questo ha determinato una difficoltà in più. Inoltre ho apprezzato molto la scelta dell'organizzazione di anticipare un pochino la partenza della tappa del venerdì, della tappona del venerdì, ci ha permesso di transitare su quelli che sono i principali passi con una luce veramente spettacolare, veramente un qualcosa di inedito, dato che eravamo abituati a transitare magari quando il sole era già tramontato, e poi anche per la scelta della location delle premiazioni, quindi lo chalet spinale, una premiazione in quota molto molto apprezzata, devo dire non solo da noi, ma penso abbia riscosso un successo praticamente unanime, e questo per quanto riguarda la gara e chi l'ha organizzata. Poi cosa dire, la nostra prestazione è stata veramente eccellente, ben oltre le nostre aspettative, siamo riusciti a mantenere una condotta di gara, devo dire, esemplare e quasi senza sbavature dall'inizio alla fine, e siamo molto molto contenti. E questo, Edoardo, è un tema che approfondiremo, è un bel biglietto da visita quello raccontato da Edoardo Bellini di un evento decisamente riuscito, ma prima di affrontare il tema in generale con Andrea Vesco e poi approfondire le loro prestazioni che erano i nostri ospiti, ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, ci ritroviamo qui fra pochissimo. Promesso, ci siamo lasciati per pochissimo, siamo ancora qui per parlare di Winter Marathon. Abbiamo già avuto un primo quadro di insieme, soprattutto una descrizione di una bellissima prestazione da Edoardo Bellini collegato con noi. A proposito di questo, direi che un commento a caldo, Roberto, tu da co-driver ce lo puoi certamente fare. Assolutamente sì. Quello che ha detto Edoardo è assolutamente vero. Rispetto a tutte le altre edizioni, la decisione di partire un paio di ore prima poi rispetto agli altri anni
è stata dal punto di vista dello spettacolo e del paesaggio molto vincente, soprattutto per noi equipaggi che partivamo, diciamo, davanti. Verso dalle 3:30 alle 5:30, che era il momento, diciamo, del tramonto, dove il sole si abbassava e creava dei colori fantastici sulla neve. C'erano il rosa e l'azzurro che veramente coloravano. Ma riesci a vedere anche l'estetica del paesaggio quando siete in gara? Non tantissimo, però questi momenti sì, ce li siamo vissuti, perché abbiamo avuto un CO, abbiamo avuto alcune prove, quindi ci siamo dovuti forzatamente fermare, rallentare, e quindi ce li siamo goduti. Devo dire, verso le 4:30, se non sbaglio, che dove abbiamo scavallato il passo Lavazze, abbiamo forse avuto per me il momento più emozionante, nonostante l'intensità della gara, la pressione era abbastanza elevata, abbiamo avuto modo, insomma, di goderci questi momenti, ma onestamente hanno emozionato e sono piaciuti tantissimo, e questo è un ricordo che sicuramente mi porterò dentro di questa edizione. Come diceva Edoardo, vanno fatti complimenti a livello generale, perché le prove dal punto di vista tecnico sono risultate, se vuoi, un po' più, non dico complesse, ma più strutturate, proprio da un grandissimo regolarista quale Andrea Vesco. E devo dire che anche le premiazioni allo Chalet, è stata un'edizione, forse, se volete, venendo da 2-3 anni di Covid, dove tutto era un po' più compresso, veramente completa ed emozionante. Io mi sono divertito tantissimo, la fortuna anche, insomma, alla fine abbiamo anche vinto, e quindi abbiamo raddoppiato la felicità della gara. Allora, Andrea Vesco, ovviamente i vincitori sono soddisfatti su tutta la linea, ma in generale, per te, che poi hai il polso della situazione, è piaciuta questa edizione? Quali sono le cose che hanno meglio funzionato, che vi hanno dato da organizzatori più soddisfazione? Beh, innanzitutto la nostra 17ª edizione che va in archivio, siamo soddisfatti per come è andata per noi, quando non succede niente a livello di sicurezza, cioè si rispetta tutto quello che è il programma di base, è già là un buonissimo successo. Anche quest'anno non abbiamo avuto bisogno di utilizzare le alternative che avevamo predisposto, anche perché, come diceva Edoardo, gli operatori sul percorso della regione del Trentino sono molto bravi a tenere le strade pulite, tant'è che anche i concorrenti non lo sanno, ma mentre transitavano sulle prove poi c'erano anche le frese subito che passavano, quindi c'era anche difficoltà per l'allestimento delle postazioni, però non abbiamo avuto problemi sul percorso, un incidente, questa è la prima cosa. Dal punto di vista dell'organizzativo, abbiamo introdotto delle novità, come cerchiamo di far sempre, per quanto sia difficile dopo 17 anni trovare delle novità. Sicuramente l'anticipo degli orari permette di godersi di più il panorama. Devo anche dire che ha agevolato l'afflusso di pubblico, perché ho visto delle immagini dove davvero c'era tanta gente. Questa è una bella soddisfazione, credo che galvanizzi anche gli equipaggi. Sicuramente sì, si parte prima, si arriva prima, sono tutti più contenti. Logicamente ci sono i pro e i contro, il traffico aumenta, perché comunque bisogna considerare che nella fascia fra le 4 e le 6, 4 e 5, 5 e mezza ci sono gli sciatori che poi rientrano, per cui in alcune località, soprattutto a Corvara, c'era un po' più di traffico, per cui ci sono i pro e i contro. Io credo che questa scelta di quest'anno abbia funzionato, come abbia funzionato, come diceva Edoardo, la serata finale, che per noi era una novità assoluta. Non avevamo dubbi sulla riuscita dell'evento, diciamo che c'era un po' più di preoccupazione per quanto riguarda la logistica che c'era prima, avere tutte le persone in un range comunque di tempo limitato, pronte in cabinovia col proprio voucher per poter salire. Quindi è stato un esperimento che è andato molto bene, abbiamo ricevuto complimenti. Chiaramente i primi classificati sono sempre quelli più contenti di tutti, quindi vedono tutto più rosa di quello che è. Beh, però insomma, di uno che fa più fatica, insomma. Abbiamo ricevuto tanti altri complimenti, e questo per noi è motivo di soddisfazione. La nota, diciamo così, originale è che le prime 3 auto classificate sono tutte Fiat 508. Questo perché, secondo il tuo punto di vista, Andrea, che cosa fa funzionare particolarmente questa vettura sulle strade della Winter Marathon? Tra l'altro quest'anno ha fatto veramente freddo, perché credo che si siano toccate punte minime di meno 15 gradi. Sì, confermo i meno 15 che li vedevamo in macchina sul Pordoi e sul Gardena, che sono sempre tra i passi più freddi.
E per quanto riguarda il discorso vetture è semplice, la regolamentazione a C-Sport è chiara, le vetture che hanno un pochino più di possibilità sono quelle più vecchie, più anziane. Tutti coloro che puntano al successo hanno comunque auto vecchie che possano essere 508C piuttosto che Lancia Aprilia. È chiaro che in questa specifica manifestazione è dura vedere macchine vecchie scoperte, per cui è chiaro che il range si riduce e quindi è giusto che chi vuole puntare alla vittoria abbia delle vetture più datate, che comunque hanno le loro difficoltà, magari a differenza di altre non hanno riscaldamento, sono fanno un po' parte, meno potenti, queste sono le regole del gioco, però insomma. È chiaro che adesso ormai sono in tanti bravi e quindi tutti cercano di avere macchine anche competitive. Edoardo, mi rivolgo a te perché questa sera abbiamo come sempre un pubblico attento e competente, ma abbiamo anche degli amici che sono rapiti da questi scenari molto belli e da queste auto che abitualmente non si vedono molto, se non appunto durante la Mille Miglia o la Winter Marathon e poche altre manifestazioni. Ti chiedo di raccontarci com'è guidare questa vettura, quali sono le difficoltà maggiori nell'affrontare una gara come la Winter Marathon con questa vettura che, se non sbaglio, è del 37. Sì, corretto. Ma guarda, ti direi che sono sicuramente delle auto che necessitano di una particolare, innanzitutto, prudenza, perché appunto i sistemi di sicurezza di cui sono dotate non sono paragonabili a quelle delle auto moderne. Serve anche una certa sensibilità, chiaramente, come puoi immaginare chi ci sta seguendo, anche per quanto riguarda la solidità e la manageria del cambio, piuttosto che dello sterzo, piuttosto che della risposta e della reattività del freno e dell'acceleratore. Bisogna sempre, diciamo, partire con una maggiore accortezza e con una maggiore sensibilità. Diciamo che noi, così come anche altri equipaggi, fra cui per esempio Guida Ombretta, siamo, diciamo, abituati anche ad utilizzare questi tipi di auto. Quindi sicuramente con l'abitudine un pochino si viene facilitati, e però diciamo che la combinazione di guidare un'auto di questo tipo in una gara come la Winter Marathon rappresenta sicuramente una difficoltà e quindi anche una sfida, un qualcosa di stimolante che a mio avviso concorre a rendere la Winter Marathon una competizione di fatto unica all'interno del panorama regolaristico. Caro Vesco, sto per farti una domanda difficile. Quello che io vedo in Edoardo è un po' il tuo approccio anche alle gare, cioè molto self-control, molto centrato, e quindi lui, se fosse presente alla prossima Mille Miglia, potrebbe essere un osso duro. Come lo vedi? Come lo descrivi come pilota? Ma io lo spero, perché da competitivo amo che tutti i migliori siano al via, e chiaramente Mille Miglia è un discorso un po' particolare, perché per essere competitivi bisogna avere una combinazione di cose che non è facile da ottenere subito, quindi bisogna avere un ottimo team alle spalle, bisogna avere chiaramente la vettura con un coefficiente massimo. Ricordiamo che il coefficiente è quel valore che permette ad alcune macchine di avere alcuni vantaggi in classifica, anche se poi c'è da dire che sono anche macchine complesse da portare in gara per oltre 2000 km. La regolarità aggiungerei che è una bella disciplina, perché ognuno la può interpretare a modo proprio. Quindi hai detto una cosa interessante: non è un gioco a due tra driver e co-driver, diventa veramente, soprattutto su certi eventi, un gioco di squadra dove ci sono tanti elementi che coincidono, dai meccanici a chi assiste, insomma è un gioco complesso. Assolutamente sì, non solo Mille Miglia, anche Winter Marathon, comunque più o meno la metà delle vetture in gara aveva una propria auto di supporto a seguito, perché comunque è una manifestazione particolare, c'è tanto freddo, le macchine comunque, anche quelle più datate, per quanto possono essere più avvantaggiate in termini di punteggio, comunque soffrono anche di più le temperature. Magari è semplicemente anche lasciarle una notte di fuori, non in garage, può dare problemi anche all'avviamento il giorno successivo, per cui avere qualcuno alle spalle è sempre un aiuto. Chiaramente ci sono gare di 100-120 km, magari
magari in un periodo più estivo che non necessitano di particolari attenzioni come questa, ma altre che vanno preparate a 360 gradi. Roberto, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, diciamo la macchina è veramente molto importante. Si discuteva prima appunto che le macchine preparate in modo non corretto e magari utilizzate anche in modo non corretto magari hanno fatto fatica a qualcuno arrivare fino in fondo. Diciamo che la preparazione della macchina richiede del tempo, richiede un po' di esperienza, avendo fatto anche edizioni precedenti ogni volta cerchi di andare a correggere e sistemare quello che magari l'edizione precedente ti ha dato dei problemi. Il freddo sicuramente non aiuta, noi il CO che abbiamo fatto sui passi a meno 15 avevamo avuto circa una quindicina di minuti di pausa e abbiamo deciso nemmeno di non spegnere la macchina anche durante il rifornimento proprio per evitare che ci potessero creare dei problemi. Oltre a questo ci sono tutti i nostri equipaggiamenti che potrebbero soffrire in temperature diciamo basse, quindi insomma bisogna stare attenti. Noi durante la gara abbiamo avuto qualche problema che fortunatamente siamo riusciti a non accusare, delle sonde per calcolare le distanze, dove immediatamente la prima sera salendo al tonale perdiamo due sonde e le altre due... Spiega anche a chi magari è meno attrezzato cosa sono le sonde. Allora, le sonde sono dei dispositivi che in questo caso vengono montati sulle ruote che ti permettono, danno degli impulsi ai nostri strumenti e in base al numero degli impulsi tu fai una taratura per poter dire, la macchina ti dice meccanicamente quanti metri a che velocità vai. Quindi ti aiuta ad essere regolare. E preciso. Il nostro organizzatore, come tutti gli anni, fa una taratura, ci dice questo tratto è di 2 km 970 metri e tu devi interpretare correttamente questa distanza per far sì che poi la macchina ti dia come risultato un risultato corretto rispetto a quello che l'organizzatore ha fatto. Questo in particolar modo nelle gare di media, dove lungo un tracciato di diversi chilometri un GPS ti dice che tu devi essere metro secondo esattamente in quel punto con rilevamenti segreti, e se tu già hai una macchina con una taratura non corretta automaticamente ti trovi fuori e quindi paghi delle penalità. E quindi noi abbiamo avuto questo problema, fortunatamente avevamo le sonde doppie, ma anche nelle doppie ne abbiamo persa una, l'unica che è rimasta attiva era quella che ci serviva. E questo ci dice che è andata a finire molto bene, al di là del fatto, esatto, che ce lo dice il risultato finale, visto che siete i vincitori. Allora, caro Guido, voi avete patito molto invece in questa Winter Marathon, avete fatto una rincorsa, so che eravate settimi, siete riusciti ad agguantare il secondo posto. Raccontami le caratteristiche della vostra gara. Le caratteristiche della rincorsa? Della rincorsa, esatto. No, non c'è stata rincorsa, non siamo partiti il primo giorno bene e il secondo giorno abbiamo fatto la nostra gara. Non siete partiti bene perché non eravate voi in forma eccetera, o perché avete avuto qualche problema? Per prima di tutto perché ci sono quelli che magari sono più bravi in quel momento, quindi il dire che tu non vai bene è sempre proporzionale a quanti punti fanno gli avversari, ma se quelli vanno meglio non è che puoi contare sempre. Ma te ne accorgi subito che qualcosa non sta andando? Vede, al di là proprio del riscontro cronometrico, hai la sensazione di non essere proprio in forma? Maddalena, sì, dal litigio che ho con mia moglie. Sì, fantastico. Subito, guarda, non c'è bisogno, dopo 3-4 prove uno sa già il destino della prima tappa. Io direi, cara Ambretta, che siccome sei stata tirata dentro vorremmo sapere qualcosa di più, cioè litigate in macchina, quindi sì, normale. Perché è sempre la colpa di qualcuna, cioè vi rimbalzate la colpa? Un po' anche la tensione, vorresti fare bene sempre e quindi un po' di tensione c'è e si scarica in questo modo. Poi devo dire, partire alla sera per me, quindi sono io forse il problema della prima sera, è più difficile perché nella giornata dalla mattina andando verso sera sei già in gara, quindi invece partire col buio per me è più difficoltoso, per me, poi gli altri potrebbero, quindi e le luci non vedi e il radar e lo strumento e fai fatica, diciamo, ambientarti, quindi devo ambientarmi. Quindi calcola che la prima oretta e la gara della prima sera sono 4 ore, quindi un po' è stata forse colpa mia.
È andata, ce l'abbiamo poi fatta. È andata poi bene, devo dire la verità, perché ma ci si accontenta di un secondo posto, perché voi avete sempre questo approccio per cui se va bene bene, ma non è così importante, o sbaglio, allora, prima cosa, penso che se si riesce bisogna divertirsi. Cioè, beh, quello. E la Winter è una gara dove, avendola io fatto tanti anni, ho sempre partecipato, soprattutto i primi anni, per il divertimento. Se vuoi anche la storia del laghetto, per dire, visto che poi parleremo del laghetto, visto che siamo andati bene, così è uno stimolo per cercare di andare meglio, ma è anche un'illusione. Chissà quanti che vengono per fare la gara dicono: ma se riuscissi ad andare sul laghetto sarei già contento. E poi ne abbiamo uno già, che quest'anno ha vinto, sarei già felice, sarei già soddisfatto. Quindi l'importante, ecco, prima cosa, che ti trovi bene, e quest'anno, come ti hanno già anticipato tutte le condizioni climatiche, ha fatto in maniera che è stata una piccola vacanza, e quindi la fortuna di poter fare un tour turistico con la tua auto d'epoca, con tutte le difficoltà del caso, abbiamo trovato tutto, sole, neve e via. Non è mancato niente. Non è mancato niente, quindi questo è importante. Poi che la vettura non ti abbandoni, perché a me 2 anni fa si è rotto il motore, ho dovuto tornare a casa da un passo, e ti garantisco che tutto il fascino che c'è dietro di colpo cade. E ti chiedi come mai sei lì in mezzo al nulla. Però dai, se va così va bene. Sono arrivato secondo, io farei la firma di arrivare sempre secondo. Cioè, anche ma devo perché... crederci, Andrea, o è ma un atteggiamento? Sì, ma io anche. Ma non lo so, io credo che chi fa questa disciplina a alti livelli, insomma, la voglia fare per vincere. Per vincere, almeno io la penso così. I secondi posti, sì, sono una buona soddisfazione, ma. Io ho un mio pensiero da questo punto di vista, io sono estremamente competitivo e i secondi posti o i terzi o quelli che sono i piazzamenti, insomma, mi danno enorme fastidio, però è chiaro che il livello è arrivato ad essere altissimo e ci sta. Guido e Ombretta hanno vinto l'anno scorso, certo. L'avevano già vinta, Edoardo e Roberto l'avevano esatto, cioè, cioè fanno finta di dire che non gli interessa, ma gli interessa, tanti vincono lo stesso, tanti arrivano secondi, va bene lo stesso, no, ma infatti, cioè, i concorrenti forti sono davvero tanti adesso, per cui ci sta, un anno vince uno, un anno vince un altro, però grosso modo, come avevo detto anche nella precedente puntata, chi si gioca la Winter Marathon sono sempre i soliti 4-5, certo. Insomma, sono anche quelli che di solito la interpretano meglio, anche perché l'hanno già fatta tanti anni. Però uno che invece secondo me darà del filo da torcere, non è qui ma è stato qui invece nella puntata di presentazione, è il nostro Barcella Junior, che devo dire è andato molto forte, ha vinto la classifica degli under 30. Ma Ombretta, mi devi togliere una curiosità: quando sei in macchina e state facendo la vostra gara, ci pensi a Nicola? Da mamma sì, ci penso, però... Vi sentite quando magari siete in pausa? Sì, quando ci si ferma, ci si sente, ci si scambia qualche pensiero di com'è stata la prova, se è piaciuta, però non è un pensiero fisso. La gara purtroppo ti porta a dimenticare alcune cose, però poi è un ragazzo responsabile. Certo. Perché tu sai, queste gare qua non è solo per il fatto di avere un buon risultato, però se vuoi anche mettere un po' anche la sicurezza individuale, i passi che abbiamo passato con la neve, non è che c'è proprio da scherzare. Devi stare concentrato. Perché prima parlavamo delle nostre macchinette, sì, è vero che hanno dei vantaggi, ma fra la guida sterzo, fra le ruote che hanno lì, cioè non è proprio portarle sulla neve, sul ghiaccio, insomma, forse un'auto più moderna la porti un po' più tranquillo. Questo decisamente. Guido, ma chi insegna a Nicola? Chi ha insegnato a Nicola ad essere così performante? Ma no, guarda che ce ne sono tanti come Nicola, né? Adesso Nicola, perché con noi smontarlo? Con noi è così, sono contento, è venuto, così via, ma guarda che ci sono tanti ragazzi giovani, anche qua a Brescia, prendi Federico Riboldi come sta andando bene, certo. Tanti e ragazzi da under 30, cioè, questo sport. I giovani che si avvicinano farebbe molto piacere, ciò che magari li fa avvicinare un po' meno, purtroppo è l'uso di queste auto particolarmente datate, che comportano anche un costo di manutenzione di arrivo che non tutti i giovani possono farlo subito.
Però ecco, ricordiamo anche che ci sono sport per cui magari distinto penseresti che sono meno costosi, penso allo sci, e poi tirato le somme non è così vero, perché non necessariamente devi correre con una super macchina, puoi correre anche con delle vetture un pochino più abbordabili e riuscire a fare le tue gare per avvicinarti a questo sport, io credo questo. Vediamo che ne pensa Edoardo Bellini di questo. No, sono assolutamente d'accordo, mi associo con quanto è stato detto dagli ospiti, tra l'altro mi ricollego a quanto stavate dicendo per dire che ho notato con piacere, ne parlavo anche con Roberto, soprattutto la winter di quest'anno, una non solo una presenza a livello di giovani che magari Andrea potrà confermare e che magari immagino possa anche consolidare un trend degli ultimi anni a livello di partecipazioni, ma anche un interesse un pochino crescente anche da chi magari la segue sui social. In questo c'è sicuramente un merito, un ulteriore merito di Andrea e di chi organizza la Winter, che cerca di renderla anche un evento da un punto di vista anche mediatico e di copertura dei social sicuramente diverso e molto, molto più, diciamo, seguito rispetto ad altri eventi, rispetto ad altre gare. E questo sicuramente contribuisce, insieme ai paesaggi stupendi, insieme al fascino di Madonna di Campiglio e delle Dolomiti, insieme al fascino di una gara che è molto insolita e che tra l'altro quest'anno, mi ricollego a quanto diceva Guido, su certi passi con il fondo stradale messo come era messo e con il fatto di dover rispettare le prove di media che avevano imposto agli organizzatori, era diventato anche da un punto di vista proprio di abilità di guida qualcosa di non scontato e non banale. Quindi tutto questo per dire che la rivalità è magari uno sport, una disciplina poco seguita e poco conosciuta, se la paragoniamo soprattutto ad altri sport più seguiti, però ecco, io ritengo che ci siano dei buoni punti di partenza, dei buoni presupposti e dei buoni insegnamenti anche che magari una gara come la Winter Marathon, per come viene organizzata e per come viene seguita, che possono, di quella disciplina può beneficiare anche in futuro, secondo me. Grazie Edoardo. Prima di salutarci, fare un cambio set, tu rimani Andrea, ma noi salutiamo gli ospiti della prima parte. Come è andata al Laghetto? Dacci un minimo di classifica, di sintesi di questo appuntamento, che è sempre molto apprezzato dal pubblico perché sono scontri diretti, quindi abbiamo tutti la percezione di quello che sta accadendo. Innanzitutto è andata, nel senso che venivamo da un'edizione dove il laghetto non c'era stato, perché non c'era, faceva stato caldo per la seconda volta nella storia. La prima era stata, ahimè, l'ultima edizione della passata gestione. Direi bene, gli equipaggi si divertono, cioè il laghetto è sempre quella cosa che forse con la Winter Marathon c'entra meno, però sai, hai il pubblico, sei in centro, fai una prova comunque dove davvero chiunque può vincere, perché comunque chi va sul laghetto è già bravo, perché le medie comunque sono sempre abbastanza basse, quindi capita anche, come è successo, di uscire, come è successo Edoardo, Roberto, dopo aver fatto una penalità di un centesimo di secondo, per cui quello è anche il bello del laghetto, che sì, arrivano tutti i più forti, però c'è sempre, almeno nei quattro semifinalisti, una sorpresa come è stata quest'anno. Abbiamo avuto anche uno scontro in famiglia in una delle due semifinali, quindi non so se abbiano avuto il tempo in quel breve lasso di pensare a Nicola e Nicola viceversa, però è anche lì il bello, insomma, si trovavano dalla stessa parte del tabellone e diciamo che Guido Ombretta si sono riscattati. È stato bello anche così, noi ci terremmo che Winter Marathon e Laghetto fossero vinti da equipaggi diversi, sia per una questione di premi ma anche per poter permettere a più persone di vincere. In passato è successo che poche volte chi vinceva la gara vinceva anche sul Laghetto, però ripeto, il Laghetto è sempre quella cosa un po', non dico meno scontata, però chiaramente sulla prova secca può succedere un po' di tutto. E lo ricordiamo, sono i primi 32 equipaggi che arrivano al traguardo nella classifica a poter partecipare al Laghetto. Siamo arrivati al momento di salutare i nostri ospiti, partendo da Edoardo Bellini. Grazie, adesso ci devi fare una promessa: la prossima volta vieni a Brescia in studio.
Guarda, io verrei volentierissimo, purtroppo ho un lavoro diabolico che non mi consente, non mi dà respiro, e però come se avessi accettato l'invito di persona. Mi fa sempre molto piacere partecipare a queste trasmissioni, e mando un caro saluto a tutti, un abbraccio. Grazie mille, grazie Edoardo Bellini, il vincitore della Winter Marathon insieme a Roberto Tiberti, grazie per essere stato con noi. Grazie mille a voi dell'invito, è sempre un piacere venire, io abito un po' più vicino, quindi ne approfitto. La prossima volta allestiamo lo studio direttamente a Milano da Edoardo, così ottimizziamo, lui non si trasferisce, lo facciamo noi per una volta. E grazie naturalmente anche a Guido Barcella e Ombretta Ghidotti, grazie. È stato un piacere, in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Invece tu, Andrea, ti fermi qui, breve pausa pubblicitaria e poi torniamo a raccontarvi con altri protagonisti la Winter Marathon 2024. Ben ritrovati, siamo qui per raccontarvi l'edizione della Winter Marathon 2024 e lo facciamo attraverso la voce dei protagonisti. Cambio di set, vi presento il terzo equipaggio classificato, Fabio Salvinelli. Ciao Fabio, ben arrivato. Buonasera. Ciao. E ciao anche ad Andrea Costa, mi fa piacere averti qui, grazie mille. Dopo Andrea Vesco, che è stato con noi già nella nostra prima parte e che da organizzatore riesce ad avere un quadro complessivo e quindi ci dà un riscontro puntuale di come sono andate le cose, do il ben trovato anche a Adrian Bradu, che è un pilota moldavo che ha partecipato alla Winter Marathon. Era la tua prima Winter Marathon, Adrian? Primissima. E come è stata? La mia prima gara. La tua prima? Ah, beh, questa è interessante. Quindi era la prima gara di regolarità che tu facevi. Esatto, sì. Raccontami tutto, con che auto hai gareggiato? Ho gareggiato con una bellissima Fiat Abarth 750 Zagato del 57, molto bella. E so che sono andate bene le cose per un po', poi la macchina purtroppo vi ha lasciati a un certo punto. Gli ultimi 11 chilometri sì, ci ha lasciati a piedi, però ci ha portati quasi alla fine. Beh, da qualcuno che fa la prima gara di regolarità e fa la Winter Marathon ci vuole un certo coraggio, perché non è una gara semplice. Mi racconti che esperienza è stata per te? È un'esperienza bellissima, è stata un'esperienza bellissima, ma più che altro molto divertente. Cioè, noi ci siamo svegliati in gara, praticamente io ho fatto da pilota perché il mio da navigatore perché il mio amico ucraino non parla italiano, non riusciva a leggere. Certo. E ci siamo scambiati. Lo ricordiamo per nome e cognome? Vadim Navrotsky. Non è semplice, lo farò sempre dire a te, grazie. Il mio carissimo amico, esatto. E quindi ci siamo scambiati i posti perché non riuscivo a leggere, ma neanche io non riuscivo a capire dove andare e come fare. Nel partire subito alla rotonda abbiamo detto non so dove andare, siamo tornati indietro. La 31esima macchina l'abbiamo vista e quindi abbiamo iniziato a seguirli. Però devi quindi stare tranquillo e sereno, perché ti assicuro che io, che qualche gara l'avevo già fatta, ho sbagliato un passo una volta alla Winter Marathon, per cui proprio sereno, lo devi mettere in conto quello. Ma mi spieghi com'è nata in te la passione per le gare di regolarità, in te e il tuo pilota? Allora, in me è nata perché io un po' di anni che sono dentro in questo settore, quindi senti parlare e così via, poi ho conosciuto Andrea e la famiglia e pian piano mi sono fatto coinvolgere, diciamo. Ha insistito molto il mio amico, Vadim, ha insistito tantissimo, quindi ho detto va bene, dai, ti accontento. Alla fine mi sa che mi sono divertito di più io che lui, quindi è un'esperienza da rifare assolutamente. Io ti darei un consiglio, visto che conosci bene Andrea Vesco, fatti dare qualche lezione, così almeno impari bene a leggere il radar e non torni indietro alla prima rotonda. Per assolutamente così dire. Sì, infatti l'abbiamo pensato di farlo, non l'abbiamo fatta e ci siamo buttati così. Eravamo stretti coi tempi quest'anno, ma abbiamo modo di recuperare. C'è modo. Allora è come quando non sai nuotare e ti buttano nel mare, sei partito così, per cui può essere solo meglio azzeccato. Adesso. Grazie sì. Andrian, io invece volevo salutare un amico che è in collegamento, io sono così felice di dare il ben ritrovato a Davide Valsecchi, commentatore TV, pilota, ma soprattutto colui il quale quest'anno ha realizzato il sogno di fare il laghetto. Ciao Davide.
Ciao ragazzi, ciao, un piacere sentirti e un piacere da ascoltarvi. Hai ragione, mamma, quest'anno quanto sono andato bene, ero troppo contento, giuro. Ok, ho esaurito la fortuna all'ora di cena dell'ultimo giorno, perché stava andando tutto troppo bene e poi ho rischiato di compromettere tutto. No, però ero abbastanza regolare, abbastanza sul pezzo per stare intorno alla 20-21esima posizione. Poi dopo ho fatto un sacco di disastri sul finale e ho rischiato quasi di compromettere il laghetto, però esserci riuscito a terminare nei primi 32 che si permettevano l'esibizione finale è stato veramente un motivo di grande orgoglio, mi sono emozionato. Poi mi hanno stracciato subito, però chi mi ha battuto poi ha fatto una gran bella gara, perché pure vinto, e ti dico che ho cambiato già sogno. Te l'avevo detto, no, negli altri anni, che sogno era arrivare nel laghetto ghiacciato finale. Dai, che ti ascolto, voglio adesso sapere qual è il nuovo sogno. È quello di arrivarci e passare due turni. Perciò dico, sarà difficile, perché non so quanto bisogna arrivare, però arrivare, scontrare uno dei più forti in classifica e tentare di batterlo e passare due turni, ecco, perciò alziamo un po' l'asticella. Comunque è stata un'edizione divertentissima, dove io poi ho corso anche bene per le mie capacità e perciò mi sono divertito un sacco, ecco. Però quello che apprezzo tanto in te è proprio la grande abnegazione, il grande impegno anno dopo anno di metterti lì, anche perché sappiamo che al netto di Andrian, che era la prima esperienza, tutti gli altri che sono adesso in studio e quelli che ci sono stati prima si allenano come dei pazzi. Tu non è che hai tanto tempo per allenarti e quindi non facendo tante gare di regolarità, per te insomma è ripartire, non dico da zero ogni volta, ma insomma fai più fatica. È un quadro giusto quello che descrivo? Sì, però ti dico anche una cosa, che a parte l'allenamento, io apprezzo veramente la forza e la capacità dei primi, perché secondo me hanno un sacco di attitudini e perciò hanno un'attitudine caratteriale, hanno pazienza, hanno costanza, hanno... Guarda, io ti dico che ho esaurito la fortuna a cena dell'ultimo giorno, perché stavo andando bene e sul finale ho iniziato a fare errori clamorosi, no? Per il passo che avevo dimostrato durante tutta la giornata. E perciò dico, secondo me lì mi è mancata concentrazione, mi è mancata resistenza, perciò dico che secondo me i migliori, oltre a essere allenati, hanno anche delle attitudini caratteriali e dei talenti che apprezzo molto. Perciò secondo me io caratterialmente poi non ho questi tipi di talenti e perciò mi piace ancora di più sforzarmi e tentare di far qualcosina. Ecco, risultati per ora non li abbiamo ancora ottenuti, però piccolo obiettivo l'ho preso. Quest'anno l'ho preso, ci ho messo 4 anni, mi sa. Però almeno il piccolo obiettivo l'ho preso e l'anno prossimo te l'ho detto, lo raddoppio, vediamo se ce la faccio. Guarda, noi abbiamo già messo in tasca un bigliettino con il tuo sogno e lo facciamo nostro e sai che siamo proprio spudoratamente dalla tua parte, quindi ci contiamo molto. Ma ti volevo far rispondere da Fabio Salvinelli rispetto appunto all'attitudine, al carattere, a quello che ci vuole per non far accadere quello che è successo a Davide, per cui probabilmente basta un piccolo cambio di umore, uno sbalzo di concentrazione, un po' di stanchezza per cambiare le sorti della gara. Direi proprio di sì, le ore di guida stesse, cioè, voglio dire, sei alla guida di queste auto per tutta la giornata e la stanchezza poi verso il finire della gara si fa sentire, l'ho provata anche sulla mia pelle quest'anno, quindi però i giochi sono così, si tiene tutta la giornata fin quanto si può, poi basta pochissimo, perdi di concentrazione, è un calo di non so, un paio di secondi, 2-3 secondi, pensi probabilmente a qualcos'altro e combini quello che non devi combinare in una gara dove poi si compete con persone che giocano appunto queste gare su centesimi, in 3 prove verso la fine perdi una posizione, ecco, sembra... Non lo dici proprio a caso, perché voi pertanto siete stati secondi. Sì, fino alla terz'ultima prova, quindi dopo 500 chilometri, sì, dopo 500 chilometri di gara, però, cioè, ripeto, le gare sono anche queste. Andrea, aggiungi qualcosa a quanto detto da Fabio? No, ha detto una grande verità, come i miei amici prima di me, perché li considero tutti amici,
hanno detto, e quindi non voglio ripetermi, della bellezza e di quanto è stato divertente fare questa Winter Marathon. La verità in macchina è questa: ti distrai veramente qualche secondo e la prova è lì, però. Quindi quando poi escono le classifiche e vedi che sei arrivato terzo per tre penalità, Non è che proprio sei felice felice. Che sono tre centesimi alla fine, quindi cosa sono? Certo. Tre centesimi. Andrea Vesco, vedi che poi tu dici, ma dal terzo al secondo posto fa comunque la differenza e ti rode? Sì, ma anche per come arriva questo risultato. Loro sono stati secondi a lungo e vedersi sfuggire a questo secondo posto a tre prove dalla fine, è chiaro che non farebbe contento nessuno. Bellini era irraggiungibile, ragazzi? Assolutamente, Bellini era imprendibile, sono stati bravissimi. Ha fatto una gara magistrale dall'inizio alla fine. Hanno avuto proprio un passo ben diverso rispetto a noi. In senso, anche se hanno detto che hanno sbagliato anche loro, in realtà il loro errore non è paragonabile a quello che a noi, quello che noi abbiamo fatto in macchina. Quindi bravissimi, anzi. In generale, al di là del piazzamento, che Winter Marathon è stata, ne abbiamo sentito parlare bene con questi accorgimenti, queste novità che sono stati apprezzati anche da parte vostra? Da parte mia, sì, se posso. Io vivo sempre queste gare con gli occhi di un bambino, quindi come se fosse sempre la prima volta. Per me è così, io vivo questo che chiamo, con la mia bambina lo chiamiamo il gioco delle macchine, ma per me è un gioco e quindi vedo la parte divertente sempre, e chiaramente spero in un risultato sempre, ma quello che mi resta dopo la gara è questa gioia, questa gioia negli occhi che tutte le volte riesco ad avere, ed è la cosa più bella. Poi, anche perché insomma sei giovane, baldo eccetera, però è un po' di anni che ci vediamo in giro, sì, Andrea, esatto. Alle gare, e nonostante questo riesco ancora a divertirmi come un matto, perché lo dicevo a Fabio, che ringrazio per questa bellissima esperienza, è la prima volta che corro in macchina con lui, ci conosciamo da tanti anni ma è la prima volta che corriamo assieme, mi sono proprio divertito, l'ho detto anche ad Andrea e l'ho ringraziato, e quindi senza ripetermi ancora i complimenti te li hanno già fatti gli altri, Andrea, però io mi sono proprio divertito. No, stavo pensando a due cose in realtà, e una a che fare con la tua bimba, ma te lo chiedo dopo, Barcella, Ghidotti possono serenamente dire abbiamo litigato. Voi, che oltretutto era la prima volta che correvate insieme, avete avuto dei momenti di tensione? È andato tutto liscissimo? No, a parte il risveglio del sabato, vabbè, che è stato un po' traumatico. Ah, perché sei andato a letto che non sapevi di essere svitato? No, dal secondo al terzo? No, sono tardi, mi sono svegliato io, dopo non so a te, io mi sono svegliato all'una, non c'erano, mi sono svegliato poi alle 4 circa, e ovviamente ho guardato subito il telefono e ho detto lo sveglio o non lo sveglio? Non sapevi ma no, tanto l'ha già visto. Ah, ho okay. Detto. Chiaramente di sera hai la percezione dell'errore, quindi certo. Il terzo era abbastanza vicino, c'è stato l'errore, immaginavo, no? Al sorpasso, però accetto sportivamente, sono bravi, siamo un gruppo tosto, chiaramente il primo aveva un altro passo, dalla seconda alla terza posizione. Era diventata una gara fra voi due, come spesso accade, cioè nella classifica ci sono più di 100 piloti e ci sono le gare nelle gare, fra amici, fra scuderie, eccetera. Il bello, Andrea, è anche questo. Beh, sicuramente sì, come ripeto, poi alla Winter che se la giocano sono sempre quelli, se si guardano, a me piace guardare i risultati degli anni precedenti, io vedo che nelle prime posizioni sono sempre quegli equipaggi che girano, una volta uno, aggiungiamo Aliverti, Turelli che quest'anno per problemi non ha potuto partire, però Aliverti, non mi posso neanche immaginare l'umore, cioè non lo posso neanche pensare. Diciamo che risparmia. Lo saluto con grandissimo affetto. Risparmierà sul tatuatore. No, perché non so se tutti lo sanno, lo ricordo, aveva detto che se avrebbe vinto si sarebbe tatuato il logo della Winter Marathon, in un posto indefinito, non ce l'aveva ancora palesato. Avrà risparmiato di tatuatore. E quindi è bello correre queste gare proprio perché delle volte ce la fai, delle volte magari vieni battuto, ma è proprio così. Quest'anno Edoardo e Roberto effettivamente sono stati imprendibili. Io ripeto che guardo molto i numeri, posso dire anche che è stata a livello di prestazione
è stata la miglior Winter Marathon mai disputata, perché hanno chiuso la loro fatica sulle prove cronometrate con una media di 2,5 centesimi di secondo per prova. Si erano già avvicinati qualche anno fa, ma insomma in una gara così difficile, in notturna, in inverno, sono medie veramente difficili da fare. Torno a Davide Valsecchi, così poi lo salutiamo, non lo voglio trattenere troppo. Vuoi aggiungere qualcosa a quello che hanno detto Andrea e Fabio? No, che sai che come Andrea io studio un sacco i numeri, giuro, lo faccio per mestiere, e poi visto che era in gara lo guardavo anch'io, e pensa che io avevo come obiettivo di stare dentro il 0,15, poi mi sono reso conto che andavo un po' meglio, l'ho ripassato al 0,12, ero arrivato a cena della sera del venerdì ed ero 0,10, e perciò pensavo di essere incredibile, ecco, poi dopo l'ho distrutta sul finale. Però pensa che quando io mi ritengo contento e faccio 0,10, questi ragazzi qua lo considerano un errore enorme, perciò vedi che devo mettermi sotto ancora un po', perché quando capisci, io mi sento anche ottimo, che nella vita è tutto relativo, l'importante bravo, è fare una gara con se stessi ottimo. Per loro sono scadente, capito? E faccio l'esibizione e mi sembra che sbaglio di 11 e dico cavoli che bravo, e invece Barcella che va battuto ha sbagliato di 1, ho detto vedi che è più bravo lui. Senti. No, però divertentissimo, e ti dico che secondo me, dicevano prima, sai, dura tanto la stanchezza, bisogna mantenere sempre, non bisogna perdere la concentrazione. Io dico anche tanti sbalzi d'umore. Vi ricordate quelle prove che abbiamo fatto in piano nel parcheggio sul finale prima di cena, prima di andare giù a Bolzano a mangiare, e c'era completamente neve lì, io mi sono sentito di averne fatti benissimo. Allora ho detto dopo cena guarderò la classifica sul 32esimo, che per me era il mio obiettivo, ho detto sicuro qua gli ho dato il colpo di grazia e mi sono garantito l'accesso al lago. Non ho fatto tempo a dirlo e quasi ho sperperato tutto, perciò forse anche, sai, l'attitudine caratteriale di mantenersi sempre, non so come dire, humble, dicono in inglese, da noi in un mood costante, senza nessuna esaltazione o senza nessun tipo di tristezza, probabilmente conta, perché io dopo cena ero con un sorriso così, come per dire domani mi diverto, e ho rischiato di bruciare tutto, perciò probabilmente conta. È una gara di regolarità, evidentemente, che ha a che fare anche con l'approccio personale, proprio una regolarità di umore, di atteggiamento. Sì, sicuro, almeno a me è costato moltissimo, però ti dico che come diceva prima la coppia di prima, anch'io mi sono divertito un sacco, anche perché avevo come navigatore un mio amico che sono cresciuto insieme, e proprio forse anche il fatto di, passami il termine, abbiamo cazzeggiato anche un po' troppo nei momenti di pausa, ecco, abbiamo perso anche un po' di lucidità, però ce la siamo proprio goduta, mi sono anche divertito nei momenti di trasferimento, abbiamo visto sul tramonto tutta la Val di Fassa, nel senso, non so, ho avuto la sensazione che quest'anno l'abbiamo apprezzata dal punto di vista anche del panorama, l'abbiamo apprezzata nel modo migliore di sempre, almeno io è quello che ho percepito. Davide, ti faccio come ultima domanda una domanda personale, ma tu hai tatuaggi? No, però se la vinco me ne faccio anche due di tatuaggi della Winter Marathon, non preoccuparti, dico, sono talmente così distante tra me e io che guai. No, perfetto. No, non ne ho, però, a parte gli scherzi. No, era per dire, perché abbiamo già strappato qualcosa, se per caso la vinci non è detto per forza la prossima edizione, magari fra due, chi lo sa, ti vogliamo vedere tu e Aliverti tutte e due tatuati. Sicuro, questo è sicuro. Davide, in bocca al lupo per questa tua nuova stagione, un bacio, un abbraccio, è sempre un piacere averti con noi, ormai sei di casa, continua a farlo perché ci fai troppo contenti, grazie mille. Ciao ragazzi, un abbraccio, complimenti a voi che avete organizzato e ai ragazzi che hanno vinto e hanno guidato la grande, bravissimi, ciao a tutti. Grazie mille a Davide Valsecchi. Torniamo ad Andrea Costa, perché sicuramente la Winter Marathon è una gara provante, questo significa che non ci sono tantissimi equipaggi femminili, quanti ce n'erano, Andrea, tu che tieni i conticini, i numeri? E un conteggio facile da fare, perché quest'anno ce n'era solo uno. Perfetto, quindi non abbiamo fatto fatica. Tu hai parlato di una bimba, sei riuscito a quanti anni hai innanzitutto? Cinque compiuti. Hai cominciato a contaminarla con la passione per le auto? Un po' sì,
Direi decisamente sì. Lei le conosce, le guarda con stupore e tutte le volte che posso la porto con me. Beh, mi immagino. E quindi mi porta a farti una domanda, Andrea Vesco. La domanda è, la Winter Marathon, ripeto, è una gara oggettivamente abbastanza dura, fa freddo, eccetera. Ma tu che fai altre gare, vedi il numero delle donne in calo in generale oppure no? Perché a me sembrerebbe di sì, guardando un po' l'elenco dei partenti. Sì, non sono, anche vedendo tutte le gare che poi vengono disputate durante l'anno, e sono tante, gli equipaggi femminili, soprattutto quelli che partecipano con costanza a queste gare, non sono tantissimi. Forse è una disciplina che per mettere insieme due donne sulla stessa vettura, insomma, si fa fatica. Poi il numero di donne è elevato, perché magari ci sono padri con figlie, mariti con mogli, certo. Però l'equipaggio femminile effettivamente noi, soprattutto la Winter Marathon, non ne abbiamo mai avuti tantissimi. L'anno prossimo mi scrivo io con una donna, con un'amica. Chiaramente. Anche perché bene o male c'è il rischio di vincere la Coppa delle Dame. Se resta un numero così basso, beh, direi che si fa più competitiva sicuramente. Speriamo che nelle altre competizioni, a partire dal Franciacorta di aprile, insomma, possano aumentare, insomma. Però tendenzialmente vedo molti più giovani avvicinarsi a questa disciplina che donne. L'ultima domanda prima di tirare un po' le somme di questa Winter Marathon e magari proprio dare un'occhiata già a quelli che sono gli aspetti del Franciacorta, la faccio ad Andrian. Hai detto che ti sei molto divertito, ma mi piacerebbe che tu ci dicessi la cosa più bella che ti ricordi della Winter Marathon e magari quella che ti ha fatto un po' più soffrire. Allora, la cosa più bella? Sì. E la cosa più bella è stata quando siamo arrivati alla prima sera, a metà strada praticamente, e non sapevamo dove andare veramente. Perfetto. Perché avevamo capito di aver sbagliato strada, di essere in un posto completamente diverso, non passava nessuno, quindi si faceva veramente fatica a girare a destra, a sinistra, non so. Sto aspettando il bello della storia. Il bello è che volevamo entrambi andare in bagno, abbiamo cercato un bar e siamo andati in bagno e abbiamo detto: ma chi se ne frega. È il bello essere qui, essere in una situazione di divertimento e non di gara, perché poi... Sì, assolutamente. Hai già pensato che farai un'altra gara? Assolutamente sì. Franciacorta potrebbe andare bene. Abbiamo già pensato a quella e infatti ci stiamo già organizzando. Molto bene, molto bene. Fabio, voi che programmi avete? E questa prima esperienza che è così ben riuscita potrebbe essere il prodromo di altre gare fatte insieme ad Andrea? Ma potrebbe anche essere un'idea questa. Nel senso, però è una cosa nata 20 giorni prima della Winter, non è stata programmata... Chi ha cercato chi? Tempo. Io ho cercato Andrea, so il 24, 7, sì, dicembre. Così, sì. Poi abbiamo provato un po'. Tutto, provato un po'. E lui mi ha fatto compagnia, è stato un navigatore eccellente, poi abbiamo ottenuto anche dei buoni risultati sulle prove di media. Lui è stato capace proprio di gestire questa situazione, quindi abbiamo avuto modo di fare delle buone prove. Quindi potrebbe essere il numero uno di una serie di eventi. Posso dirlo, perché mio figlio ascolta, quindi posso. Accidenti. Marco precedenza rimane. Marco, sempre, ci mancherebbe. Però se Fabio ha bisogno, sa che... Comunque è stata una bella finita. Mm-hmm. Sì, è stata comunque una bellissima Winter Marathon. Io dopo 20-21 edizioni lo posso dire con tutta onestà, con delle scenari che io non ho mai visto. Abbiamo appunto avuto modo anche di fare delle fotografie, siamo sbizzarriti anche. Siete anche riusciti a fare le foto. Sì. Bravi. No, veramente è stata una gara dall'inizio alla fine veramente notevole. Tra l'altro volevo ricordare che fra poco ci sarà proprio una storia per
immagini e per racconti e per interviste, che è il reportage effettuato dal nostro Andrea Cittadini con le immagini di Fabio Forgiano e al volante il nostro Jonathan Bonomelli. Hanno percorso la strada della Winter Marathon 2024 e ce la racconteranno a brevissimo. Ma prima di salutarci, una battuta conclusiva da parte di Andrea Vesco per sintesi di questa edizione, che direi non può che lasciarvi contenti, e parlo al plurale perché voglio salutare Roberto Vesco, tuo fratello Simone, si parlava prima dei social, e lui mette a servizio dell'evento anche la sua creatività. Sì, mia mamma, tutta la nostra famiglia, tutte, soprattutto le persone che ci danno una mano prima e anche e soprattutto durante l'evento, perché chiaramente sono eventi che non si possono fare solo in 3-4 persone, insomma. Quindi abbiamo ormai un nutrito e collaudato gruppo di persone che ci accompagnano da anni, quindi non c'è bisogno di spiegargli più nulla, sanno perfettamente quello che devono fare, questa è la nostra fortuna. Adesso siamo già concentrati sul prossimo evento, a cui perché alla fine mancano poco più di 40 giorni, e sarà il 5-6 aprile, Franciacorta Historic, 17esima edizione, insomma siamo già al lavoro per la scelta della location, del percorso, insomma è un evento sicuramente più semplice da organizzare, ma non per questo va tralasciato nessun dettaglio. Eh beh, anche perché avete una tradizione e un nome da mantenere alto e che è evidentemente molto apprezzato, i numeri parlano chiaro, i numeri degli iscritti per esempio di questa Winter Marathon parlano chiaro. Quindi consentitemi di salutare e ringraziare Fabio Salvinelli, grazie per essere stato qui, grazie ad Andrea Costi, è stato un piacere rivederti, ben ritrovato, speriamo che sia la prima di tante altre volte, ad Andrian Bradu, grazie e in bocca al lupo per le prossime gare a partire dal Franciacorta Historic, soprattutto sempre il mio grazie ad Andrea Vesco per essere stato qui oggi e soprattutto anche per consentirci sempre di raccontare questa vincente gara che è la Winter Marathon. Grazie a voi, è una collaborazione che dura da tanto e speriamo che duri altrettanto. E a voi che ci avete seguito, appuntamento adesso con lo speciale di Andrea Cittadini, grazie a tutto lo studio di Teletutto che ha seguito da un punto di vista tecnico la realizzazione di questa bella storia che è stata la Winter Marathon 2024. Buonanotte. La rotta viene calcolata. Seguire il percorso evidenziato. Soul. I wanna feel fresh, not in red. I wanna see, I wanna see you fight, 'cause you are the real deal. Open your eyes. La più vite, lunedì, rada, un po' di gadget qui, la cioccolata per la sera, e di là trovate il giubilo. Ma che bella,
fa a leggere il roadbook? Partiamo da qua. Noi partiamo da Madonna di Campiglia. Esatto. Okay. Questo è come il percorso, diciamo, ipoteticamente visto dall'alto. Ok. Ci sono delle vignette 5 per pagina. Tu sai che dalla prima alla seconda vignetta ci sono 280 metri. Sì. Dalla seconda alla terza ci sono 130 metri e così. Ok. E così via. Quindi sulla... questa è la distanza che c'è tra un riferimento e l'altro. Ok, perfetto. Sulla colonna informazioni hai i riferimenti. Sì. Poi se noi giriamo, perché questo è l'incolonnamento di partenza, se non ci giriamo vediamo che qua c'è la partenza vera e propria della gara. Appare, cosa che non appariva nella pagina precedente, anche il contatore totale e il regressivo dei chilometri. Ok. Il totale ovviamente, se fra questo e questo la distanza è 160, chiaramente il totale aumenta, certo, in progressione. Quindi grosso modo, anche se voi azzerate un contachilometri all'inizio e non lo azzerate a ogni indicazione, avete comunque un riferimento totale su cui, certo, potete... E quindi ci andiamo indietro, esatto, fino ad arrivare alla fine della tappa. Del, okay, settore, esatto. Prima tappa, quanti chilometri sono? Sono 120 chilometri. E quindi domani invece ne avremo? 400. I said, are you gonna be my girl? Molto bene. Oh, bene, tutto a posto. Siamo due in un colpo. Sì, bene, dai. Eccomi. PC14, 9. Sì. PC15 26, sì. PC16 28, sì. Basta, CO2, basta. 1 ora e 20. Più o meno sono come l'anno scorso, sì. Quindi sì, sì. Si tratta solamente di vedere le strade se sono innevate o non innevate, quindi per valutare i tempi del percorso. Esatto, poi... E uno che corre la Winter spera che siano con neve o senza neve? Beh, sicuramente questa è la tipica gara di montagna dove si spera che ci sia sicuramente la neve, perché... il divertimento sicuramente con, secondo la macchina che si ha, che si porta, è assicurato. E vedendole così, sono prove tirate? Ma diciamo che quelle sul lago ghiacciato normalmente a Tonale sono prove abbastanza impegnative, nel senso che il ghiaccio comunque porta un impegno maggiore da parte del pilota e anche del navigatore sull'attenzione, però sono prove abbastanza difficili, sì, comunque. Sono prove che potrebbero già fare una prima selezione, perché sbagliare lì, sì, può compromettere. Sì, assolutamente, assolutamente. Infatti negli anni passati c'è già stata una selezione in queste prove, proprio per la difficoltà che hanno quando si entra.
poi sono anche prove che sono prove cieche, quindi senza riferimenti, quindi fotocellule, non c'è il tubo, non si sanno i posizionamenti, quindi sbagliando sul lago sicuramente il concorrente potrebbe già essere escluso dalla gara. Quando mancano 2 ore alla gara, cosa si prepara a questo punto? Il più possibile serenità e tranquillità, in realtà, più che preparare si è già preparato tutto, per cui adesso diciamo bisogna solo mettere in atto ciò che si è preparato prima. E cosa hai preparato in particolare? Dunque ho preparato innanzitutto tantissime luci, perché in macchina ovviamente ci sarà un buio tremendo, quindi se servono bisogna averle. Ho preparato tutti gli strumenti, ho preparato il trip master, cronometri e tutto quanto. E l'obiettivo a livello di classifica qual è? L'obiettivo spero di arrivare sul laghetto. Ci rivediamo sabato. Spero di rivedervi sabato. A livello di navigatore, che gara ti aspetti? Ne ho già fatta una, quindi diciamo che so già più o meno come si faccia, però me l'aspetto abbastanza impegnativa, di più di quella che ho già fatto. Speriamo bene. L'altra volta c'era la neve o no? No, non c'era. E quindi questa volta c'è l'incognita. Esatto, c'è l'incognita neve, c'è l'incognita luce, che non si veda. Però mi affido a lei, diciamo. Ecco, a proposito di affidarti a tua madre, cioè è più difficile affrontare 2 giorni di winter o affrontare 2 giorni di winter in macchina con tua mamma? È una domanda interessante, perché non è semplice come donna, devo dire. Però meglio, dai, andiamo d'accordo, quindi sono felice. Buonasera, Madonna di Campiglio sta salutando proprio in questi minuti la partenza della 36esima edizione della Winter Marathon, la gara di regolarità che affronterà in questi 2 giorni ben 15 passi di montagna, sono 520 chilometri che si affronteranno in 16 ore di corsa. Prima tappa questa sera appunto da Madonna di Campiglio a Ponte di Legno, passando dal passo Tonale, e poi domani gli altri 400 chilometri con sicuramente la parte più dura. Si parte in un clima quasi natalizio, con ancora le luminarie, tanta neve caduta ieri e l'incognita quindi delle condizioni meteo, ma anche delle condizioni sull'asfalto. Tutti ad inseguire Barcella Ghidotti, che sono i vincitori dello scorso anno. Com'è partire davanti a tutti? Se tutti inseguono me sono un po' troppi, non penso di farcela. Però mi inseguono. Vabbè, sempre una soddisfazione, dai. Cosa vi aspettate? Abbiamo detto un po' l'incognita della neve caduta nelle ultime ore, troverete già ghiaccio stasera. Dai, quello fa parte del gioco, anzi, ben venga che ci sia la neve. Almeno una winter bagnata, winter. Fortunata. Ciao. In bocca al lupo. Allora, in bocca al lupo a Barcella Ghidotti, partono davanti a tutti perché lo scorso anno avevano vinto. Vediamo come va questa prima tappa e poi domani 400 chilometri, una 2 giorni di motori.
alla fine le voci mi sono sembrate anche tranquilli, gli equipaggi che abbiamo sentito, cioè un'ora prima della gara erano abbastanza sereni. Allora, sereni, stavano rivedendo le prove, studiando, però molto tranquilli anche sul percorso e soprattutto anche in previsione della neve che si presume ci sia sulla strada, erano abbastanza sereni e lineari. Però pensavo ci fosse più neve, perché se è vero che ha nevicato un po' negli ultimi due giorni, però le strade, vabbè, sono pulite, perché qua sono bravi. Siamo partiti su questa prima tappa, Campiglio, Ponte di Legno, passiamo dal Tonale e quindi ci facciamo 120 km e dopodiché domani il grosso, 400 km, 15 passi, 16 ore totali di auto. Insomma, una bella... Stasera credo che ci sia l'entusiasmo della partenza e visto anche, vabbè, adesso siamo quasi al Tonale, le strade sono bellissime, non c'è neve, non c'è ghiaccio, non c'è nulla. Però il bello sarà domani, perché oggi, soprattutto in questo momento, è una passeggiata, è un divertimento. E domani è la vera gara. Anche se, e lo vediamo tra poco, sul ghiaccio al Tonale, qualche duno può lasciarci punti in vista della classifica. Beh, è una bella prova, non è un ghiaccio, è uno specchio. Esatto. È uno specchio, si rifletteranno bene. Winter Marathon arriva a Ponte di Legno, ti chiedo, maestro di sci, e ti chiedo com'è la risposta di Ponte di Legno per una serata così. Ma sicuramente è una bella risposta, ecco, Ponte di Legno risponde sempre bene, è un bellissimo inverno, abbiamo iniziato bene, le auto storiche a Ponte di Legno sono di casa e speriamo che ritornino, ecco, la montagna poi delle auto storiche, soprattutto in inverno, hanno sempre quel suo perché, quella cosa particolare. Davide Valsecchi, allora, quinta di fila, giusto? No, ma quest'anno fa d'unire di Dio, capito? Va ad unire di Dio. Perciò sì, quinta di fila e mi sa che il miglior risultato 50esimo, molto demoralizzante, però quest'anno è il mio anno, sono partito troppo bene, sono carico a bomba. Puoi arrivare sul laghetto? No, no, non vuoi, qua ci arrivo, tieni a mente le mie parole, vediamo domani sera la delusione. No, ma non so, mi sento bene, fino adesso mi sono divertito, le prove mi sono piaciute. Anche sul ghiaccio, che di solito... Sì, è bello perché abbiamo trovato neve giù a Folgari, dalle prime prove cronometrate, abbiamo trovato ghiaccio sul laghetto,
Non so, sono ottimista, però aspettiamo le classifiche, poi vediamo. No, adesso si è messo bene, ho visto dopo l'ottava si è messo bene. Dal laghetto, intendi? Sì, l'ottava prova, ce ne sono ancora una valangata. Però, però bravo, però iniziamo a dirlo, che sono messo bene. E poi domani è lunghissima, però. Sì, ma più lunga dell'anno scorso. Sono 5:20 totali. Ok, io ero già stanco la volta scorsa, perciò dico, sì, lo so. Parte. Oggi giornata impegnativa. Sì, chilometri sono tantissimi, 400-420 chilometri. Ma a proposito di ieri sera, che abbiamo fatto una passeggiata divertente, ma la classifica com'è? Allora, la classifica. Allora, Bellini e Tiberti sono davanti, secondi ci sono Aliverti e Cadei, terzi Fontanella e Malta. Vado a vedere Barcella e Ghidotti, che abbiamo sentito ieri sera, che erano tutti carichi, contenti di essere davanti a tutti, che sono i vincitori dell'anno scorso, sono in questo momento, sono sesti, quindi non benissimo fino a questo momento. Vado a vedere anche perché abbiamo sentito il buon volto di Sky Valsecchi, che ha detto che punta al laghetto. Andiamo a vedere quanto è messo. E beh, dai, in questo momento è trentesimo. Valsecchi e Canali sono trentesimi, considerando che sul laghetto sabato domani andranno in 32. Cioè, l'obiettivo è dentro, ma fammi vedere anche. Sì, però tutto si gioca oggi. La lunghezza della tappa di oggi è fondamentale, soprattutto verso sera, come dicevano l'anno scorso, l'ultima, perché l'anno scorso, se non sbaglio, se la sono giocata nell'ultima prova. Sì. Quindi le prove non sono mai finite fino a... Guarda, il giro oggi è impegnativo, perché allora partiamo da Madonna di Campiglio, Folgarida, Malé, andiamo al passo della Mendola, che è il primo che andiamo a fare, e poi abbiamo Bolzano, che è lo snodo pranzo e lo snodo cena, lo incontriamo all'andata e al ritorno, e poi abbiamo Lavazzei, Pramadicio, andiamo Predazzo, Moena, Canazzei, Pordoia, Rabba, Passo Campolungo, Corvara, Algardena, Alsella, fino ad arrivare poi appunto a cena, e poi si torna giù un po' più tranquilli, però insomma. No, la passeggiata, eh. La passeggiata? Vediamo. Equipaggio ucraino, giusto? E moldavo. È moldavo, quindi. Sì. Com'è andata fin qui? Molto bene. La prima volta, avventurosa, divertente, e speriamo nel meglio da oggi. C'è anche una curiosità, perché c'è anche un equipaggio interamente russo. Sì. Vi siete incrociati? Assolutamente sì, abbiamo cenato insieme. E bravi ragazzi, persone per bene, quindi perché no? Non avete parlato di quello che sta succedendo?
è un momento così bello, quindi meglio evitare. Quindi se vi incrociate in macchina nessun problema. Ci siamo superati due volte grazie al grande pilota ucraino Vadim Navrotsky e ci divertiamo alla grande, sono dei grandi compagni. Può essere lo sport occasione per provare a trovare una pace che sembra lontana? Lo sport ha sempre aiutato e come in questo caso aiuterà molto e sono convinto che bisogna insistere, investire sempre di più e sperare nel chiudere le porte a tutte le guerre a livello globale. Equipaggio russo, come sta andando? Ciao ciao, buongiorno guys. C'è anche un equipaggio ucraino, anche driver of Ukraine. Yes, yes, yesterday we have a meeting during the dinner, have eating together. And it's very good, guys. And we sitting like a friend together. You speak also with the war or only car? A little bit, only mostly about race. Ragazzi, se cambiamo la bobina per sicurezza, vabbè, però. Ready.
pausa pranzo l'abbiamo fatta, veloce, Bolzano, ci torneremo stasera, lì sì, cominceremo a fare un po' il bilancio, però adesso arriva la parte più bella della gara. Adesso arriva la parte più emozionante anche dal punto di vista di paesaggi, di passi, di difficoltà soprattutto dalla guida, e per loro sicuramente le prove che saranno fondamentali in direzione di la classifica. No, c'è solo altro problema, però, che la parte più bella della gara, se vogliamo vederla così, arriva in una, quando comincia un po' a arrivare il buio. Buona parte della gara oggi la andiamo a affrontare. Sì, da adesso in poi ci sono tutti i vari passi, che non sono pochi, però anche da un punto di vista paesaggistico il fatto di andare incontro al buio va a limitare un po', secondo me, quello che è la parte emozionale del percorso. Poi ovviamente dal punto di vista della guida credo che anche loro si divertiranno di più invece col freddo, con la neve. Poi voglio vedere però alla fine, quando stasera arriveremo a Bolzano per la cena, voglio vedere i due equipaggi che abbiamo davanti adesso, entrambi scoperti, in che condizioni arrivano, perché oggi quanti gradi ci sono adesso? 4, dai, ancora accettabile, però c'è un vento forte. Però sono le 2:30. Esatto. Arriveranno le 8 o le 9 stasera, penso che il freddo cominciano a subirlo. Voglio vedere stasera, vediamo. Siamo tra il Sella e il Pordoi, cioè il punto più bello di questa winter marathon, più affascinante, è più difficile, più freddo? È più freddo in assoluto, più ghiacciato, nonostante il deghiacciante non riusciamo a scongelare il vetro, direi che fa freddo. E tenere la macchina com'è? Tenere la scivola, nonostante le gomme chiodate, però è divertente, è bello così. Tiene la macchina? Tiene. Meno male si è chiodati, cavolo. Effettivamente bello ghiacciato quest'altro. Te l'aveva detto però ieri Roby Vesco, senza chiodati non vai via. Infatti, divertentissimo però.
In un silenzio incredibile, con il sottofondo delle auto che passano, la Winter Marathon arriva al passo del Pordoi, 2239 metri sul livello del mare, il punto più alto di questa gara, con la temperatura più bassa perché il termometro segna meno 16 gradi, è calato il vento ma la temperatura è molto rigida. E scendendo dal Pordoi succede anche questo, perché anche questo è un Winter Marathon, qualcuno che si diverte, qui siamo dietro l'equipaggio numero 78, qualcuno che si diverte con l'auto, la lascia un po' scodare in sicurezza perché lo sa fare evidentemente, sul ghiaccio della discesa al Pordoi. Andrea Vesco, siamo di fatto praticamente al giro di boa, si va verso Campiglio, a questo punto a Bolzano la situazione è quale di questa edizione 36 della Winter? Ma bilancio tutto sommato, per noi quando non ci sono incidenti tutto fila liscio, è solo positivo, per cui ci sono ancora gli ultimi più o meno 100-120 km che non sono mai banali, soprattutto su una gara come questa. La classifica sembrerebbe abbastanza delineata, lo era anche l'anno scorso, in teoria poi è cambiato un po' tutto, però insomma direi che si sta andando in una precisa direzione, però aspettiamo le ultime prove perché possono essere interessanti sicuramente. Tiberti Bellini avanti a tutti. Sì, il vantaggio è tanto, è un equipaggio così esperto che ha già vinto, è difficile che possa perdere così tante penalità, però insomma è una gara ancora lunga e tutti i favori chiaramente adesso sono su di lui, quindi se dovessi puntare qualcosa anche io li punterei su di loro. Ecco, oggi è stato un passaggio alle Dolomiti molto bello perché baciate al sole, si è arrivati prima rispetto al solito, formula vincente. Sì, ci sono i pro e i contro, sicuramente l'orario più diurno e la partenza anticipata permette di far godere delle Dolomiti, di questi splendidi paesaggi che abbiamo, è anche vero che però sono orari in cui il traffico è maggiore rispetto a quelli serali, per cui è un po' come una coperta, la tiri da una parte o la tiri dall'altra, ci sono i pro e i contro, però sicuramente credo che a livello scenografico sia stato molto molto bello. Tiberti Bellini a Bolzano, siete davanti a tutti. Vesco ha detto, lo dico, vedo difficile che possa cambiare la classifica. E io invece non lo vedo impossibile. Io ho visto Canè, il leggendario Canè, un anno perdere la Winter Marathon all'ultimo CO di Folgari, da neanche l'ultima prova. Allora, siamo a poco più di 100 km dall'arrivo, è già tempo di bilanci perché qualcuno mi dice che siete fuori dal laghetto, irrecuperabile. Sicuramente irrecuperabili, siamo neofiti in questo sport, è molto bello, una gara importante, molto difficoltosa, tantissimo, molto impegnativa, però molto divertente soprattutto. Allora, tu ne hai fatte tante, Manuel Piona, questo anticipo sulla partenza è un dato positivo? A me è piaciuto tanto perché abbiamo visto finalmente tutto illuminato, cioè quando abbiamo fatto la curva su Sella tutti a bocca aperta, bellissimo. Ecco, non avrei messo le prove di media su un posto così bello, mi sarebbe piaciuto fare anche una fotografia, non ho una foto, quindi per la regia diteglielo. Andrea resta il kingmaker delle prove, erano una più tricky dell'altra, più difficile, cioè erano proprio belle, una volta asfalto, una volta ghiaccio, una volta era dentro, una volta è nascosta, bravissimo. Cioè, dal punto di vista tecnico è credo il migliore preparatore di prove di tutto, quindi è difficile. Possiamo dire che Edoardo Bellini e Roberto Tiberti, nonostante la scaramanzia fino a praticamente all'ultima curva, sono riusciti a centrare il loro obiettivo. Sono loro infatti vincitori della Winter Marathon, lo dice la classifica ufficiale. Questa 36esima edizione si chiude nel segno di una coppia che aveva già vinto 2 e 3 anni fa, poi l'anno scorso non era riuscita a centrare il clamoroso Tris. Al secondo posto sono riusciti ad arrivare Barcella Ghidotti con una clamorosa rimonta, perché erano settimi al termine della prima prova, della prima tappa, sono invece arrivati secondi. Terzi invece l'equipaggio composto da Salvinelli e Costa, ma se vi ricordate all'inizio
c'era stata una persona che aveva detto: ho un obiettivo, andare sul laghetto. Era Davide Varsecchi, ex pilota, volto di Sky, e ce l'ha fatta perché ha centrato l'obiettivo e oggi pomeriggio sarà, grazie al suo 29° posto, sul laghetto ghiacciato per la gara. Nella gara si affrontano i primi 32, tabellone tennistico, l'equipaggio che più si avvicina al tempo stabilito dagli organizzatori per affrontare il laghetto ghiacciato passa al turno. Che gara è stata? È stata una gara davvero superlativa. E la Winter ormai la conosciamo ogni anno, però nonostante la conosciamo presenta delle insidie, delle sorprese nuove. Quest'anno l'abbiamo trovata tecnicamente molto più difficile a causa del sadismo degli organizzatori, sia delle condizioni un po' del fondo stradale, delle nevicate che ci sono state. E è stata una gara più lunga anche dell'anno scorso e in generale poi la nostra prestazione è stata davvero, davvero eccellente. Grande soddisfazione perché riuscire a tenere questo ritmo che ci ha permesso appunto di aumentare sempre di più il margine su chi ci inseguiva ci dà una soddisfazione doppia. Quello che conta è essere sicuramente sul gradino più alto del podio, ma farlo in questo modo è davvero molto bello. Ma siete riusciti un po' a gustarvi anche il panorama, visto che quest'anno si è partiti prima e quindi hai avuto la possibilità di vedere i passi con la luce e non come capita sempre al buio? Sì, anche se devo dire che dalla mia parte io sto molto con la testa sul Roadbook, però devo fare i complimenti perché gli orari che hanno scelto sono stati veramente più interessanti rispetto al passato. Abbiamo fatto il passo Lavazze con una luce fantastica, dei paesaggi stupendi, prove stupende e difficile quest'anno, comunque lunga, ci siamo divertiti, però fino alla fine è stata dura. Barcella, 53-89 San Giovanni, Nicola, scusate, Guido Barcella e Ghidotti vincono il trofeo Very Watch 2024. È stata una vittoria importante la vostra sul laghetto ghiacciato dopo una Winter in salita che avete chiuso comunque al secondo posto. Ma sicuramente il laghetto è una parte divertente, però la gara madre è sempre la cosa più importante. Quindi il secondo posto secondo me vale già di più del laghetto. Un giudizio della Winter? Eccezionale quest'anno per le condizioni climatiche, allora, per come sono state messe le prove dall'Andrea, allora, e perché tanti concorrenti, tanta gente che ritrovi una volta all'anno e delle situazioni che puoi trovare solo qua in mezzo alla neve. Ombretta Ghidotti, non vi siete fermati neanche in semifinale davanti al figlio. In questa semifinale in famiglia sul laghetto ghiacciato avete avuto la meglio. Abbiamo avuto la meglio e bisogna far capire ai giovani che devono lottare per arrivare, non devono avere tutto facile. Figlio o non figlio, la gara, la competizione è competizione. Quando non ci sono incidenti per noi il bilancio è positivo. Ma sì, sicuramente sì, è proprio così, insomma, mi sembra che sia tutto andato bene. Quest'anno riusciamo anche a disputare nuovamente la prova sul laghetto, non abbiamo avuto particolari criticità durante il percorso, medico, ambulanza non sono intervenuti, qualche rottura meccanica, ma ci sta, insomma la gara è molto particolare, molto fredda, quindi alcune macchine soffrono, qui direi bilancio positivo. A noi non sono mai piaciute le gare troppo semplici, cerchiamo di mettere la nostra esperienza da concorrenti anche nelle gare che organizziamo, però insomma ormai cercare di togliere o di fregare quelli bravi è, insomma, è abbastanza impossibile visto le medie che tengono. A proposito di bravi, ti dico che io ho assistito prima a una trattativa tra Tiberti, Bellini e un altro equipaggio in vista della Mille Miglia con qualcuno che ha detto: vi do la macchina a Tiberti e Bellini.
e provate a battere Vesco alla mille miglia. Ah no, no, a me e a Fabio farebbe assolutamente piacere, perché noi amiamo confrontarci con tutti i migliori al via. Loro so che qualche anno che stanno studiando questa loro, di fatto per Edoardo la prima partecipazione, Roberto ha già fatto qualche mille miglia, e mi auguro che possano davvero essere al via, perché la mille miglia ha bisogno dei driver forti. Mi hai detto giovedì sera andiamo sul laghetto, pensavo fosse una buttata, si dice così, e invece no. Sì, ma sai cosa ti sto per dire adesso? Che butto fuori Barcella. No, sto scherzando, è stato gentile, lo voglio ringraziare perché mi fa partire a strato. Però sì, è stata una gara clamorosa dove mi sono divertito un sacco e non so, sono andato anche particolarmente bene, perciò buono, magari io mi sono migliorato, ho imparato un po'. Ieri emozionante quando ci siamo fatti la Val di Fassa. Al tramonto è stato da pelle d'oca, perciò è la parte che ho apprezzato di più, è veramente durante il giorno quando riuscivo a apprezzare il panorama, e nei trasferimenti era veramente una goduria.